oltre alla mostra già inaugurata a Palazzo Roncalli, si continuano a prevedere altre iniziative per il ricordo dei 70 anni dell'alluvione? Sì, le iniziative sono tantissime. Oggi ne presenteremo alcune, quelle che facciamo in collaborazione soprattutto con Atoacque e l'Accademia dei Concordi e con l'Università di Padova. Una serie di convegni, incontri, mostre in cui il Comune partecipa attivamente e che culmineranno per quello che riguarda la parte diciamo organizzata direttamente dal Comune, che culmineranno il 20 con l'inaugurazione del corso di laurea magistrale sul rischio idrogeologico, che è presso l'ex palazzo, cioè l'ex liceo Celio. Ma non è solo questo, cioè attorno a questa ricorrenza, ma con una chiave di lettura molto interessante, che è non tanto semplicemente il ricordare, ma il vedere come quell'evento 70 anni fa è stato un punto di ripartenza. Ci sono anche altre iniziative che riguardano il museo, siamo a conoscenza che i Vigili del Fuoco celebreranno ufficialmente nella nostra bellissima piazza. Insomma, una vivacità nel ricordo. Oltre a ricordare il passato, c'è anche uno sguardo verso il futuro e si fa un convegno e c'è un corso di laurea appunto su questo. Sì, infatti l'occasione è propizia anche per introdurre questo nuovo corso di laurea in ingegneria del rischio idrogeologico, che ha proprio sede qui a Rovigo, in modo significativo perché bisogna imparare ovviamente dalla storia. Questo è un territorio che ha visto grandi alluvioni ed è stato soggetto e tuttora lo è a rischi significativi. Una laurea su questi temi guarda al futuro in una chiave internazionale, perché è un corso in lingua inglese, e guardando gli strumenti moderni che permettono di quantificare il rischio appunto a cui è soggetto il territorio e di monitorarlo con gli strumenti del trilevamento e dei modelli matematici. Quindi sicuramente le riflessioni sono non solo sul passato, su quello che possiamo imparare e dobbiamo imparare dal passato, ma anche su quali siano gli strumenti che possiamo mettere in campo per fare in modo di essere più preparati di quanto non siamo stati nel recente passato. Sì, nell'anniversario dei 70 anni dell'alluvione siamo riusciti a coordinare una serie di istituzioni come ente d'ambito, noi siamo l'ente di controllo del servizio di integrato in Polesine, ma in collaborazione con il Comune, con l'Università di Padova, con l'Accademia dei Concordi e con l'Ordine degli Ingegneri, siamo riusciti a mettere a punto una serie di iniziative a ricordo di questi 70 anni. In particolare cominceremo il giorno 12, venerdì 12, pomeriggio, alle 17.30 inaugureremo una mostra dove andiamo a vedere tutti i lavori che sono stati fatti nel tratto polesano del fiume dopo il 1951. Si vede quante cose, quanti lavori idraulici di primaria importanza sono stati fatti nel nostro territorio. Poi il giorno 15, e ne parlerà magari più diffusamente poi il professor Marani, faremo un convegno di livello molto alto dove avremo docenti universitari, avremo i massimi rappresentanti delle istituzioni locali per quanto riguarda il bacino del Po, quindi l'autorità di bacino e l'AIPO, dove affronteremo le problematiche future che possono investire il fiume a seguito dei cambiamenti climatici di cui oggi stiamo parlando continuamente. Nel pomeriggio poi però vedremo il fiume sotto un altro aspetto, il fiume come risorsa, perché oggi un fiume, in particolare il nostro grande fiume, può avere delle grosse risvolte che da un punto di vista di interesse economico e sociale.